Sabato 27 luglio, presso la Sala del Trono di Palazzo Patriarcale, si è tenuto il concerto dell'Officina degli Affetti, che ha ridato vita a tre strumenti d'epoca barocca, violino, violoncello e clavicembalo barocco. È una serata dedicata a un repertorio estremamente piacevole, legato a questa terra, a questo territorio, però molto articolato, molto interessante, lo scoprirete via via ascoltando le varie sonate. Quindi la scelta, come dicevo poco fa, è volutamente veneta, con un omaggio a un autore locale, molto interessante, lo ascolterete, molto in particolare, oppure come questo straordinario dilettante, ce ne fossero ancora così, che come era Albinoni, straordinario, e poi con il celeberrimo Trillo del Diavolo che conterrà il programma, che è un po' una sorta di sintesi di una visione anche barocca, ma al tempo stesso virtuosistica, molto molto particolare. I presenti hanno potuto ascoltare musiche di Antonio Vivaldi, Giuseppe Garzaroli, Arcangelo Corelli, Tommaso Albinoni e Giuseppe Tartini. Splendido concerto si è concluso il ciclo di incontri dedicati alla musica di Udine Città del Tiepolo, evento giunto alla sua terza edizione. Sono stati gli appuntamenti che hanno permesso al pubblico di assaporare le sonorità del Settecento e la sapiente pittura dell'artista Giambattista Tiepolo. Si ricorda che mercoledì 26 ottobre alle ore 17 presso il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell'Università di Udine si terrà il seminario di ingresso libero Giambattista Tiepolo e la committenza Dolphin Manin tra Venezia e Udine. Interverranno Linda Borean, Liliana Carnielutti e Caterina Furlan.